In quel tempo si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate, i farisei infatti e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi, e tornando dal mercato non mangiano senza aver fatto le abluzioni e osservano molte altre cose per tradizione come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti, quei farisei e scribi lo interrogarono. Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure? Ed egli rispose loro: bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini, trascurando il comandamento di Dio. Voi osservate la tradizione degli uomini. Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: ascoltatemi tutti e comprendete bene. Non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro, ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro. E diceva ai suoi discepoli: dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male, impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo. Il cuore del cuore è l'amore. È del tutto incredibile come così spesso nella storia del popolo ebraico prima e della Chiesa in questi 2000 poi, la parola di Dio e del Vangelo sia stata così abilmente elusa, svuotata della sua sostanza e poi trasformata in tradizione umana, da diventare invece, che parola della liberazione, cappio al collo del popolo di Dio, usato con forza e certosino impegno per soffocarne l'intelligenza, strangolarne l'anima e asciugarne le risorse. Questo popolo, dice il Signore, mi onora con le labbra. Il suo cuore lontano sta distante da me. Invano venerano me insegnando insegnamenti che sono precetti di uomini. Onoriamo il Padre con le labbra, parole, parole e ancora parole umane, con migliaia di incontri, riunioni, assemblee sacre e solenni, per insegnare come dottrina di Dio convenzioni e convinzioni, norme, decreti, leggi e dottrine umane. In tutto questo il nostro cuore è lontano, molto lontano dal Padre, e noi lo sappiamo. E si vede bene quando non c'è gioia e non c'è amore in quello che facciamo. Noi pensiamo di onorare Dio con le parole, ma è una volgarità. È il cuore che deve essere in Dio. Sono le nostre intenzioni profonde, le nostre emozioni, la nostra anima che devono essere in Dio. Ma il tuo cuore dov'è? Il tuo cuore tutto il giorno dov'è? Che pensieri rincorre, che piaceri cerca, che paure nasconde. E se va a Dio, ci va per amore o per paura? Stiamo morendo assiderati da solitudine e da sensi di colpa nelle nostre case, nelle chiese, sommersi da quintali di cose, strade, impegni e doveri senza anima. Barattando la parola di Dio con quella degli uomini, ci siamo costretti a consumare la nostra vita nella tensione e nella paura. Tensione e paura che sono alla sorgente sia delle tragedie e dei drammi che si consumano nel segreto delle nostre famiglie, sia dei disagi e delle ingiustizie sociali. Siamo senza respiro e senza forze anche per protestare e ribellarci alle ingiustizie della legge, dei ricchi e dei potenti. Siamo senza forze perché siamo senza amore. Siamo senza amore
perché siamo senza Dio in cuore. Il nostro fiato è corto perfino per difendere i diritti più elementari e indispensabili per la sopravvivenza della nostra specie. Intanto i nostri figli piangono. Il loro pianto viene descritto nel più volgare e freddo dei modi come disagio giovanile. I nostri figli piangono e si svuotano mentre circondati da ogni forma di ben avere, ma non di reale benessere. Piangono e gridano a pancia piena di tutto, schiacciati tra il senso di colpa di non accontentare i sogni del papà terreno e il terrore di non riuscire nemmeno a sfiorare il disegno divino per cui sono nati. Giustifichiamo ogni dolore e disagio con ogni forma di demagogia e spirale verbale, ma non abbiamo il coraggio morale e liberante di affermare che ci manca l'amore perché il nostro cuore è lontano da Dio. Deve essere proprio terribilmente umiliante per l'uomo che si considera intelligente e moderno accettare e affermare che l'origine di ogni male e malessere sono l'impossibilità e l'assoluta incapacità di amare finché il suo cuore è lontano da Dio. Le cose cattive vengono dal cuore dell'uomo. Dal suo interno può nascere ciò che inquina e fa morire. Nulla di ciò che è fuori dall'uomo, entrando, può rovinarlo.